punto è proprio far vedere come io lavoro. Quindi intanto che cosa uso, no? Ecco, uso la colla, perché proprio poco fa ho visto in televisione quella artista famosa che fa piovere la sabbia sulle tele, eccetera, però poi è la sabbia unica che crea le forme e però poi si distruggono. Invece, da quando io ho scoperto questa tecnica, e io l'ho scoperta in Campania, e ho visto proprio la sabbia della Campania che era nera. Da questo nero io poi ho avuto una tavolozza veramente, direi, infinita che la natura ci regala, no? E allora, dal nero al grigio, al grigio più perla, al quasi marroncino, rossastro, insomma, i colori che compongono il quadro sono i colori naturali delle sabbie. Questa credo la novità, perché quando facemmo la prima mostra a Lugano nel 76, proprio in seguito alla scoperta, immediatamente dopo, e scrissero proprio tecnica in novità assoluta mondiale. Ma per questo credo, per questa è la novità, che i colori sono naturali. Allora, che cosa faccio io? Come in ogni tecnica si abbozza un po', no? La forma che si vuole poi realizzare. Dopodiché ho solo colla a disposizione, le sabbie che equivalgono ai colori soliti o a olio, a tempera, acquerello, eccetera, i pennelli, basta. Allora, se io ho delle superfici, delle zone ampie, e intanto mi chiedono, ma quanto impiega? Io non posso dire che impiego molto, perché non posso attardarmi, in quanto, ecco, per esempio, in questo momento io cosa faccio? Già ho chiaro, perché avevo già cominciato questo lavoro, lo posso benissimo continuare. Allora qui io metto semplicemente colla col pennello, qui c'ho colla diluita, colla vinilica, che sarebbe adesivo, in questo momento mi trovo questo. Allora, una volta che io metto la colla, che non si vede perché è trasparente, che cosa faccio? Traduco il colore dell'erba con le tonalità che ho a disposizione. Allora, posso mettere un po' di nero, però ecco, tutto sta a come la mano fa piovere. Per esempio, quanto più leggera è la mano, meno intenso viene il colore. Se io invece voglio dare un'intensità, ecco, lo rafforzo, lo faccio cadere, ecco, più forte, e allora poi cambio, voglio mettere un po' di marroncino, c'ho il marroncino qui davanti, c'ho il grigio se voglio, e così continuo. Per esempio, qui è una foglia che io traduco il verde con quello che ho a disposizione, che penso si possa avvicinare poi alla realtà. E alla realtà, sì, di un'immagine trasformata, trasfigurata proprio dai colori delle sabbie, che sono colori bassi, colori non chiassosi. E io veramente in questo trovo una benedizione, che questa scoperta che risale al 76 la vedo così attuale, la sento così attuale, per cui mi sono proprio appassionata a questo lavoro, perché è semplice, è povero, e io vorrei proprio che, non so, arrivasse come un messaggio, specialmente per i ragazzi, che con le cose semplici, con le cose povere, con niente, si possono poi realizzare cose abbastanza importanti, apprezzate. E certo, siccome io amo la cosa semplice e naturale e voglio che resti così,
Allora scelgo anche soggetti che siano naturali, quindi paesaggi, fiori, figure umane, ma ecco, non c'è niente di complicato, perché dicono: ma come fa? E niente, passo. Cioè, io credo di poter dire che dipingo con la colla, perché proprio dove poi metto la colla e come la metto, perché naturalmente non devo sbavare, cioè, no, ecco, in modo tale che rimane nell'ambito del campo visivo, no? E allora prende forma, per esempio, la foglia. Io penso che sia abbastanza semplice e facile da comprendere, insomma, perché si trova abbastanza difficoltà ad ammettere che non siano dipinte le sabbie. Poi il criterio, di ogni tecnica, perché naturalmente io già so che la parte bassa, diciamo, no? Lo sfondo, se voglio che dia rilievo alla parte superiore, alla parte di sopra, devo mettere l'ombra. E allora come la metto l'ombra? Scegliendo la sabbia più scura. Poi la posso sfumare, perché da sola viene la sfumatura. Se ho messo il nero e poi ci metto un poco di grigio chiaro, automaticamente l'ombra, ecco qui per esempio. Poi che succede? La sabbia, che non cade sulla colla, un soffio, ecco, scompare e mi resta il contorno che volevo. Poi veramente i primi tempi con uno spillo, con quello che mi capita tra le mani, mi capita un arnese e do magari qualche ordine, ecco, ordine, do un po' di ordine a qualcosa che non è venuta come. Poi, ecco, qui per esempio voglio mettere un'altra tonalità, sempre nella foglia, però che si armonizza. Ecco, qui abbiamo per esempio un grigio anche più scuro, è proprio questo è molto bello. Questo viene dal Golfo Persico. Ecco, non so, per esempio, no? Qualche volta sono riuscita a scrivere la provenienza ed è bello, perché direi che ogni quadro contiene il mondo. Certo, il movimento, per esempio, non so, qui voglio dare un po' la sensazione dell'erba. Il movimento lo dà il pennello prima e poi lo dà la mano nel seguire. Questo per esempio è anche molto molto bello, questo grigio viene, me l'hanno portato l'altro giorno dai laghi Alimeni, mi sbaglio, no, non so come si chiamino, vicino Lecce mi hanno detto che e quindi è molto bello, è un grigio naturalmente, ecco, dal più chiaro effetto al più scuro, dipende sempre dalla mano che fa piovere più o meno, se vuole dare, ecco, ombra o luce. E poi magari, non so, ecco, così, ma è veramente semplice, solamente che forse ci vuole un po' di sicurezza, non so. Non so, facendo proprio in breve, no? Una sintesi, è un lavoro semplice, quindi il gusto delle piccole cose,
del granello di sabbia, no? Che povera cosa, però intanto tu vedi il granello che luccica, no? Che brilla, quindi che ha la sua luce, e allora questo invita proprio a valorizzare le cose piccole, le cose povere. E poi un'altra cosa, secondo me è molto bello, importante oggi ritornare a questo amore al semplice. E proprio poco fa ho visto una trasmissione bellissima, era in Assisi, insomma, si faceva, e vedere questo San Francesco che ha attirato, però proprio per questo amore alla povertà, alla povertà, alla semplicità, alla... E quindi mi sembra che potrebbe essere anche un messaggio di speranza, riscoprire come non ci vogliono grandi mezzi per poter fare qualcosa. Secondo me ci vuole amore, passione, perché io direi che mi sono proprio innamorata adesso. Prima dipingevo così.